Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Al Kennedy si gioca a Napoli-Roma, gara valida per la 10ª giornata del campionato Under 16. Gli azzurrini sono ottavi con 10 punti in classifica, a meno 6 dalla Roma che è seconda insieme alla Fiorentina, ad 8 lunghezze di distanza dall'Empoli, capolista a punteggio pieno. Sia Napoli che la Roma sono reduci da una sconfitta per 2-0, gli azzurrini sul campo della Fiorentina, mentre i giallorossi hanno perso il derby contro la Lazio. Nel primo tempo la partita non è molto spettacolare. Al terzo minuto, azione pericolosa per il Napoli. Scotti va via in velocità sulla destra, prova il tiro, palla di poco alta sopra la traversa. Al 20esimo a provarci è la Roma, palla scodellata in avanti. Gianmattei si libera di forza di due avversari, ci prova col sinistro, al limite dell'area, palla di poco a lato. Al 23esimo grande occasione per il Napoli, Pengue difende palla e serve Riccio, prima finta di tirare col destro, si libera di due avversari e calcia col sinistro, prende la traversa a portiere battuto. Al 36esimo la scena si ripete, ancora traversa di Riccio, conduce palla per una decina di metri, tira col destro dal limite dell'area contro tre avversari, la palla si stampa di nuovo sul legno. Nella ripresa i giallorossi salgono in cattedra e prendono in pugno la partita. All'ottavo c'è il gol dell'1-0, azione sulla sinistra, palla messa al centro per Russo che fa fuori un avversario e calcia, miracolo del portiere, ma sulla ribattuta segna Dalbon. Dieci minuti più tardi c'è il raddoppio della Roma, gravissimo errore in uscita da parte del Napoli che regala il pallone alla Roma. Gianmattei fa fuori un avversario e serve Russo che col piattone in diagonale batte il portiere. La reazione del Napoli sta tutta al 26esimo, sponda di Mané per Riccio che tira dal limite dell'area, palla di poco alta sopra la traversa. Al 30esimo c'è il tris della Roma, errore grave in uscita del Napoli, Branchizio da ultimo uomo perde palla in mezzo a tre avversari, la recupera Russo che batte Amendola. Al 33esimo il Napoli cerca di riaprire il match, c'è il gol del 3-1, palla scodellata in avanti dalla difesa, sponda dalla sinistra, Alfano la mette giù e con l'esterno destro batte il portiere. Al 41esimo c'è ancora tempo per un'azione della Roma, tiro cross di Di Mascio, parata di Amendola e poi palla sulla traversa. Finisce il match, il Napoli perde 3-1, in campo si è vista la differenza di classifica. Nella ripresa c'è stata una netta superiorità da parte dei giallorossi. Il cammino degli azzurrini riparterà domenica prossima in trasferta a Bari.